Ora si usa questo per dare una bella ripulita a tutto il motore. 5 litri è da diluire. Ora, volendo lo potrei usare anche puro, però sinceramente parlando io andrei sul diluirlo. Allora, motore. Per il motore dice di usarlo puro. Ma sì, proviamolo puro. Che poi tra l'altro è una chicca. La vaporellina. Con tanto di spazzolina. Ora si lascia caricare un pochino, nel frattempo preparo il prodotto. Devo vedere se c'è un pennellino, perché anch'io prendo, parto, faccio, ma se poi non c'è il pennellino non faccio niente. Non avendo il pennellino si usa lo spruzzino dello sgrassatore dello Chantecler. Una soluzione meno male la trovo sempre. Sgrassatore al fulcrum. Ok, questo è pronto. La vaporella ha caricato.
E adesso cominciamo la pulizia. Allora, qui c'è scritto che va lasciata agire per qualche minuto. Io comunque voglio per fare una prova qui. Thank you.
e ho finito il serbatoio dell'acqua. Ai 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 ai. Però devo dire che ha fatto una bella pulizia, anche qui della pompa non era così pulita. Ora se riuscissi a riaprire il tappino qui lo riempirei anche d'acqua. È uscito. Ganza sta vaporella, perché quando inizia a essere troppo calda non apre. Se prima l'avevo fatta troppo piena.
Ci metterò tanto, perché se il batterio è piccino ci vuole un po' prima che si riscaldi. Però gli do una bella ripulita al motore.
Sta venendo bene, 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 il motore. Bello pulito. Fatto bene secondo me a comprare anche la vaporella. Questo manifoldo però lo smonto. Poi mi ci voleva 6. Però comincia a sgrassare la faccenda qui, eh? Pompa dell'acqua bella pulita. Comincia a fare un bel lavorino, sì. Si può pulisco anche qui, vada va. Mamma mia, quanta roba c'è.
Il Fulcron è un ottimo sgrassatore, vedo, perché ha ripulito molto bene. Più l'aiuto della vaporella viene fuori un bel lavoro, secondo me. Peccato che il serbatoio piccino così, ma per 24 euro direi che il suo lo fa egregiamente. Mi sarà da caricarla più volte, ma vabbè. Male di poco. Da notare già la differenza. Purtroppo non c'è molto spazio di manovra, perciò devo andare a tentativi, devo ricaricare spesso quel serbatoio, però viene bene, dai.